Inio Asano, uno tra i più talentuosi mangaka contemporanei, nacque il 22 settembre 1980 nella città di Ishioka, prefettura di Ibaraki. Nonostante da bambino Inio preferisse stare in casa a disegnare, i paesaggi tipici di Ishioka, con le sue grandi strade, i campi e gli scorci pieni di fabbriche, finiranno per essere parte integrante della sua poetica visiva. A scuola era abbastanza bravo e gli piaceva studiare, ma era comunque ritenuto dai professori un bambino un po' particolare. Il piccolo era solito disegnare macchine, dinosauri ed i personaggi del leggendario Final Fantasy, un videogioco di culto in Giappone, che poi conquisterà anche l'Occidente. Oltre a questo, era solito disegnare anche i personaggi della serie Transformers, anch'essa di grande successo in terra nipponica come in Occidente, della quale il bambino amava anche i giocattoli. Durante gli anni delle elementari leggeva tantissimo, soprattutto i libri ed i manga che comprava sua sorella più grande. Tra i manga e gli anime che preferiva da bambino c'erano quelli più iconografici, che puntavano molto sulla caratterizzazione dei personaggi, come Doraemon del duo Fujiko Fujio oppure Gegege no Kitaro del maestro Shigeru Mizuki. Questa influenza verrà fuori in alcune caratteristiche del suo stile, che mischierà elementi realistici, addirittura fotografici, con altri più stilizzati e caricaturali. Sempre mentre frequenta le elementari, comincia a leggere anche quella che era la rivista più famosa tra i lettori di quella fascia d'età, ovvero Weekly Shonen Jump della casa editrice Shueisha, dove rimane sicuramente affascinato dal successo del momento, Dragon Ball di Akira Toriyama, pur essendo altre le opere che colpirono maggiormente la sua attenzione. Ad esempio, le strane opere di Manga Tarou, uno degli autori dallo stile più particolare a pubblicare su Shonen Jump in quel momento, o ancora i manga di Kokichi Naniwa. È proprio andando a guardare le opere di questi due autori che troviamo le maggiori influenze dei manga che poi Asano creerà una volta entrato nel mondo del fumetto. Da Manga Tarou prenderà le esagerazioni presenti in molte delle sue opere e anche le stilizzazioni, presenti ad esempio in opere come Buonanotte Pun Pun, tra i suoi maggiori successi, mentre tra le opere di Naniwa possiamo rintracciare alcuni dei tratti grafici che Asano utilizzerà poi per la caratterizzazione visiva dei suoi personaggi, aggiungendovi però una certa realisticità. La creatività del piccolo Inio viene stimolata da tanti input diversi, che contribuiranno a creare una mente fervida e piena di immaginazione senza confini, come vedremo poi nelle sue opere. Dopo aver scoperto i più strambi manga in circolazione, il ragazzo si appassiona anche ai videogiochi della Nintendo, specialmente grazie a Street Fighter 2, che giocherà sulla mitica console Famicom, conosciuta poi in Occidente come Nintendo Entertainment System, nome spesso abbreviato in NES. La curiosità del ragazzino è davvero enorme e si appassiona alle cose più particolari, come il programma TV Takeshi's Castle, conosciuto anche in Italia come Mai dire Banzai, serie nipponica di gran successo che sarà trampolino di lancio per la carriera di Takeshi Kitano. In quel momento era indeciso se voler entrare nel mondo della TV o provare a fare fumetti, ma prevale la seconda scelta quando legge un doujinshi, manga amatoriali quasi sempre realizzati da autori diversi da quelli originali, basato sul personaggio di Captain Tsubasa, che insegna a disegnare manga. Nonostante il ragazzo si concentri maggiormente sul manga, continua ad avere molteplici passioni e, sempre grazie a sua sorella, comincia ad appassionarsi anche alla musica, tanto che durante le medie suona in una cover band heavy metal. Una volta al liceo, scopre i manga più alternativi grazie alla leggendaria rivista Garo, dove legge mangaka come Osamaru Furuya e Kyoko Okazaki. In quel periodo smette praticamente di studiare ed in classe comincia a dedicarsi esclusivamente a disegnare i suoi fumetti, spesso Yonkoma, ovvero un tipo di manga particolarmente diffuso in Giappone, almeno fino a qualche anno fa, composto da strisce verticali in quattro vignette, aventi come tema dei racconti solitamente umoristici. È proprio un suo manga Yonkoma, disegnato durante le vacanze primaverili, a valergli la pubblicazione sull'edizione speciale della rivista Big Comic Spirits della Shogakukan. È su questa rivista che il 17enne Inio Asano debutta con una sorta di rubrica dedicata proprio ai manga in quattro vignette.
Tuttavia, queste prime opere umoristiche non ottennero un grande successo e Asano si prese un anno sabbatico lontano dal manga per prepararsi a sostenere l'esame di ammissione all'università. Entra alla facoltà di lettere dell'Università di Tamagawa, Dipartimento di Arti, e si trasferisce a Tokyo. È in quel periodo che comincia a disegnare storie manga, lasciando da parte le opere comiche. Durante i 4 anni successivi pubblica una serie di one shot, ma a causa di conflitti con gli editori, Asano perde fiducia in se stesso e nella volontà di continuare una carriera da mangaka, nonostante nel mentre stesse continuando a cercare un proprio stile caratteristico. L'autore ricorda quel periodo come vuoto. Durante questo periodo per lui molto difficile, l'autore si rimbocca comunque le maniche e per affinare la sua tecnica e conoscenza del medium fumetto diventa per qualche tempo assistente del mangaka Shin Takahashi, famoso per opere come Saishu Eiki Kanojo, Lei l'arma finale e Kimi no Kakera, un frammento di te. L'esperienza con Takahashi lo fa maturare come artista e poco dopo si aggiudica il GX New Face Award della rivista Monthly Sunday Genix della Shogakukan grazie all'opera Uchukara Konnichiwa, Saluti dallo spazio. Sulla stessa rivista vengono pubblicate nel 2002 le storie che andranno poi a comporre la miniserie di debutto di Inio Asano, l'opera in 2 volumi chiamata Subarashi Sekai, che verrà poi conosciuta internazionalmente come What a Wonderful World. Il fatto che il ragazzo sin da piccolo avesse sofferto di una malformazione fisica che gli aveva fatto andare l'autostima sotto i piedi e che fosse sempre stato molto pessimista anche a causa della malformazione stessa, tanto da arrivare a convincersi che sarebbe morto giovanissimo, ebbe un grande impatto sulle tematiche e i leitmotiv di quelle che sarebbero state le sue opere da lì in poi. Nonostante questo sapore melanconico, i personaggi di What a Wonderful World riusciranno comunque a vivere in qualche modo i propri sogni, pur con tutte le difficoltà che una città avvolta nel caos come Tokyo poneva loro davanti. Con What a Wonderful World, Asano ci inizia alla poetica, alla struttura narrativa, alle peculiarità tecniche che caratterizzeranno gran parte della sua futura produzione. Il mangaka racconta ai suoi lettori 17 storie diverse, che di primo acchito possono sembrare autoconclusive e sconnesse tra loro, ma che se osservate da vicino risultano legate da un filo conduttore, rappresentato delle volte dall'esistenza di un effettivo rapporto tra i singoli protagonisti, altre invece da un fugace incontro, un incrocio tra gli stessi. Ma quello che ci interessa di più per iniziare a tracciare la figura di Asano in quanto autore è andare a vedere da vicino quali tematiche il mangaka scelga di trattare e soprattutto mediante quali forme. Attraverso il variopinto e diversificato gruppo di protagonisti, Asano riesce a focalizzarsi su temi cari a persone appartenenti alle più disparate fasce d'età e classe sociale. Ciò che fa da comune denominatore alle varie storie è il genere delle stesse, lo slice of life, ovvero sia il manga dedicato al racconto di determinate fette di vita quotidiana. C'è da fare però una precisazione. Se per alcuni archi narrativi l'autore segue il canone del genere appena citato, per altri invece prende una deriva alle volte comicamente stravagante, altre invece irreale e densa di elementi soprannaturali. Si pensi ad esempio alla seconda storia breve, che racconta di una ragazza perseguitata da uno shinigami, uno spirito, incarnato in un corvo. Ma al di là di questo, le storie messe in scena sono come delle istantanee scattate ai protagonisti in un preciso momento della loro vita. Quello che accomuna gran parte dei personaggi è il senso di disagio o insoddisfazione creato dalla condizione che vivono nel momento in cui sono inquadrati dall'autore, che quindi il più delle volte è infelice e alienante nei confronti del resto del mondo. Molto spesso Asano esplicita le considerazioni che i personaggi maturano su loro stessi attraverso segmenti di tavole nere. Ma nonostante una condizione infelice, dettata il più delle volte dal contesto sociale in cui queste figure sono immerse, elemento che vedremo tornare più volte nelle prossime opere, molti dei fugaci eventi raccontati dall'autore portano i personaggi ad una conclusione morale. Per citare le parole di uno dei protagonisti, dopotutto, il mondo non è poi così senza speranza.
Il climax, magari termine un po' improprio in questo caso, trova il suo apice negli ultimi due capitoli. O meglio tracce, come il mangaka ha deciso di definirli. La 18ª e la 19ª, in cui ritroviamo molti dei personaggi che hanno popolato le pagine precedenti. Finale a mio modo di vedere davvero adatto al tipo di opera che vuole essere. Ovviamente, per sua stessa natura, il manga non cerca di andare a fondo nelle linee narrative che racconta. Non avremo modo di scoprire di più sui protagonisti incontrati. Semplicemente, generalizzando, va intesa come una raccolta di riflessioni da parte dell'autore, accomunate dai temi che abbiamo già citato, come una serie di fotografie che rappresenta in maniera più o meno fedele il Giappone contemporaneo. Per concludere il nostro sguardo sull'opera, accenniamo a quegli spunti tecnici caratteristici non solo del manga in questione, ma più in generale della produzione di Asano. Oggi il mangaka è indubbiamente una delle penne più raffinate e riconoscibili del panorama seinen contemporaneo. Sono in particolar modo gli sfondi, gli ambienti e le architetture che disegna a donare ai suoi manga quel senso di iperrealismo che lo contraddistingue, grazie soprattutto ad un tratto essenziale, pulito e ad un uso scolastico dei retini, che nella parte più recente della sua produzione si perderà in favore di un uso maggiore del disegno a mano. Da citare poi assolutamente la costruzione urbanistica, che crea una tela così ben realizzata che anche le figure più stravaganti e surreali acquistano credibilità. Ma questi sono tutti aspetti che toccheranno l'apice nelle prossime opere che andremo a osservare. L'anno successivo viene dato alle stampe un volume unico contenente una serie di racconti, originariamente pubblicati sulla rivista Quick Japan dell'editore Ota Shuppan. In Nijigahara Holograph, il campo dell'arcobaleno, l'autore si addentra ancora di più verso l'oscurità dell'animo umano, andando a scandagliare le travagliate esistenze di un gruppo di ragazzi alle prese con i fantasmi del passato. Nijigahara Holograph, il campo dell'arcobaleno, nonostante sia solo la seconda opera di Asano che andiamo ad analizzare, risulta essere uno dei progetti più ambiziosi che troviamo nell'intera produzione dell'autore, almeno dal punto di vista narrativo e concettuale, e fare un quadro di un manga di questo tipo è tutt'altro che semplice. Dico questo perché, a differenza di quanto visto in What a Wonderful World, Asano ci racconta sì una storia unica, fatta di tanti piccoli episodi, ma messa in scena in un modo totalmente anticonvenzionale. Evitando spoiler, partiamo dall'aspetto più superficiale, quello narrativo. L'autore mette in scena le storie di 9 personaggi principali, che si compongono però in due momenti distinti nel tempo. Abbiamo prima di tutto la serie di avvenimenti accaduti nel passato, quando gran parte dei protagonisti frequentava il quinto anno della scuola elementare. In secondo luogo ci vengono invece presentati gli eventi di 10 anni dopo, strettamente connessi ad una serie di fatti consumati, appunto, nel passato. Asano ovviamente non sceglie una narrazione lineare, ma mixa tra di loro scene tratte dai due archi temporali, a volte facendo solo sfiorare tra di loro eventi passati e futuri, altre volte invece mischiandoli in un turbine in cui risulta quasi difficile scindere tra cosa sia accaduto prima e dopo. In questo modo alcuni dei 13 capitoli risulteranno di più semplice struttura, altri invece avranno bisogno di più letture per essere assimilati completamente. Nonostante questo, la completa comprensione dell'opera e della storia che vuole raccontare sarà comunque irraggiungibile. E per capire a fondo questo aspetto, dobbiamo necessariamente fare un accenno agli eventi che mettono in moto la narrazione. Yue Kimura, il cui nome nella prima versione dell'opera era Arie Kimura, è una bambina al quinto anno di scuola elementare. Un giorno decide di raccontare ai suoi compagni una storia folcloristica, secondo cui una ragazza inviata da Dio si recò in un villaggio per avvertire la popolazione che un mostro fosse in procinto di portare disgrazia. Per timore, 7 abitanti del villaggio le tagliarono la testa e la offrirono al mostro. Giunse allora un'altra incarnazione della profetessa, alla quale venne riservata la stessa sorte. La storia si continuò a ripetere incessantemente. A detta di Yue, il mostro si cela ora nella galleria che si apre nella parte retrostante la scuola frequentata dai ragazzi, la galleria di Nijigahara. In modo cattivo ma quasi incosciente, alcuni bambini intimoriti dalla storia gettano Yue da uno dei pozzi aperti che confluiscono nella galleria, arrecandole gravi danni, dei quali però non parleremo per evitare spoiler. A partire da questo momento in poi, un'intricata serie di eventi colpirà i protagonisti dell'opera, quegli stessi eventi che detteranno le scelte e i comportamenti di molti di loro 10 anni più tardi. Ma se da questa breve sintesi la storia può sembrare circoscritta ad un dramma tra ragazzi, le cose sono molto diverse. Torniamo ad esempio nella galleria protagonista della storia di Yue. Il luogo, centro spaziale dell'opera, non a caso le dà il nome, è palcoscenico di storie molto più cruente e irreali di quelle fantasticate dalla ragazza. È ad esempio il posto in cui viene ritrovato il cadavere della madre di Yue.
In sostanza, Il campo dell'arcobaleno si presenta nel suo complesso come un manga dai profondi toni cupi e drammatici, accentuati da una narrazione serrata e asfissiante, che svela di continuo risvolti di trama e plot twist per nulla banali e scontati. La maggior parte dei personaggi creati da Asano gode poi di una profondità che fino a quel momento non avevamo avuto modo di apprezzare nelle opere precedenti dell'autore. Ma se da un lato il mangaka descrive lo svolgersi di una storia sì estremamente drammatica e fuori dall'ordinario, ma ancora lautamente plausibile nel mondo reale, dall'altro, man mano che la vicenda si avvicina alla sua conclusione, una folta serie di elementi simbolici, folcloristici, mitologici si intersecherà nel normale flusso della narrazione. Il campo dell'arcobaleno, al termine della lettura, si esaurirà in una commistione di elementi reali e fantastici che ne cambierà definitivamente la natura. Facciamo un esempio per cercare di capire meglio. Come avrete intuito, uno degli elementi soprannaturali ricorrenti è il mostro della galleria. Ora, al di là dell'esistenza o meno di un mostro, della sua natura, del significato che i protagonisti gli attribuiscono, Asano fa raccontare a uno dei suoi personaggi un mito associato alla zona di Nijigahara, tutt'altro che trascurabile. Secondo questa leggenda, anticamente, alla corrente del Fiumiciattolo antistante la galleria erano state affidate le spoglie di un Kundan, un essere dalla testa umana e il corpo di bovino, noto per essere profeta di pestilenze e carestie. Non a caso, prima che Nijigahara venisse ritrascritto in modo da essere tradotto in campo dell'arcobaleno, la sua antica trascrizione riportava i caratteri che indicano i due figli, a simboleggiare il fatto che, sempre secondo la leggenda, sul fiume in cui vengono gettate le spoglie di un Kundan, inevitabilmente compariranno due Kundan gemelli. Ecco, chi ha letto il manga sa che questo è un riferimento tutt'altro che velato alla storia dei personaggi principali dell'opera. Nonostante all'apparenza possa sembrare soltanto un espediente per dare profondità al racconto, e la stessa dinamica viene ripercorsa anche con altri elementi soprannaturali, come ad esempio le ricorrenti farfalle e la leggenda di Zhuangzi ad esse associate. In conclusione, Il campo dell'arcobaleno è un manga ricco di significati nascosti, di metafore, di simboli, che accompagnano una storia davvero ben studiata e soprattutto messa in scena magnificamente. Nel 2004 prosegue la raccolta delle storie pubblicate sulla rivista Sunday GX, grazie alla pubblicazione del volume unico Ikari no Machi, La città della luce, ancora un volume dove Asano sviluppa il suo particolare stile slice of life. Nello specifico, qui racconta le, per la maggior parte difficili, vite degli abitanti di uno specifico quartiere chiamato appunto La città della luce. Se si vanno ad osservare le opere del maestro in modo cronologico, ovvero sia come stiamo facendo in questa monografia, La città della luce risulterà essere molto più vicina a What a Wonderful World che ai manga lui immediatamente successivi. Questo perché Asano sceglie di riprendere la struttura in capitoli, dedicandoli a storie e personaggi diversi. Ma se di primo acchitto viene fuori questa somiglianza, analizzando meglio entrambi i manga, La città della luce acquisisce un valore assoluto e diverso. Prima di tutto, le storie raccontate da Asano nell'opera sono quattro, due delle quali più lunghe e divise in più capitoli. A fare da raccordo alle narrazioni vi sono un prologo e un epilogo. Ma a differenza della prima opera che abbiamo trattato, il filo conduttore tra le diverse storie in questo caso è molto più evidente. Tanto da risultare, al termine della lettura, quasi come un'unica narrazione, divisa però in base ai nuclei dei personaggi messi in scena. Il reale spazio di connessione tra le storie è, in questo caso, l'ambiente che fa da sfondo all'opera. Tutti i racconti, infatti, prendono luogo o sono connessi alla Città della Luce, un alto quartiere residenziale sorto da poco più di 20 anni. Tra i condomini, le strade, le abitazioni circoscritte al quartiere, scorrono silenziosamente le vite delle figure che popolano le pagine del manga. Ma al di là dell'ambiente usato come raccordo tra le storie, ciò che più di tutto fa emergere il distacco dalle opere finora trattate è la scelta dei veicoli utilizzati da Asano per trattare i suoi temi. Le storie che prendono vita in La città della luce, in particolar modo quelle raccontate negli episodi 2, 3 e 4, sono estremamente particolari e straordinarie, nel vero senso della parola. Per capire meglio questo aspetto, senza cadere nello spoiler eccessivo, prendiamo ad esempio l'episodio 2, Bus Stop. Qui Asano ci racconta la storia di Tasuku, un ragazzo che svolge il lavoro di guardante, come lo definisce lui stesso. Questa mansione consiste sostanzialmente nell'aiutare le persone a suicidarsi, trovare il luogo dove farlo e, una volta avvenuto l'atto, far sparire il loro cellulare, ovviamente tutto sotto compenso. Ora, al di là dell'aspetto narrativo e del modo in cui la storia esaurirà la sua trama, questo racconto può sembrare surreale, al limite dell'impossibile. Nonostante questo, la descrizione degli eventi familiari che ruotano attorno a Tasuku
Il suo background giustificherà, almeno in parte, quel comportamento così asettico e distaccato dalla realtà, riportando la narrazione sui binari del realismo tanto caro all'autore. Iniziamo quindi a intravedere, anche se sempre attraverso storie brevi, quella magnifica capacità di Asano di creare personaggi e storie attorno a loro tridimensionali. Aspetto che toccherà il suo culmine in opere più lunghe, come in Buonanotte Pum Pum. Ma più in generale, nella Città della Luce, Asano ci racconta tanti piccoli eventi, ci descrive diverse situazioni, come sempre al limite dell'ordinario, questa volta però in una cornice urbana soffocante e soprattutto molto attuale. Gli enormi condomini risulteranno essere delle vere e proprie barriere, dalle quali gran parte dei personaggi tenterà di uscire, rimanendo però ancorati al punto di partenza. È un'opera, come già detto, estremamente attuale, che descrive il paradosso che vige nelle metropoli contemporanee. Centinaia di persone ammucchiate in enormi apparati, ma sostanzialmente estranee tra loro. Anche nei luoghi apparentemente più sicuri e tranquilli si consumano infatti situazioni anormali ed impensabili, sotto gli occhi disattenti del resto del mondo. Ma in realtà, per concludere questo breve sguardo su un'opera a detta di molti minore, ma che comunque vi consiglio di leggere per conoscere meglio l'autore, voglio soffermarmi un attimo sull'episodio 1, intitolato Twinkle Twinkle Little Star, dove vuoi andare? In questo brevissimo racconto Asano mette in scena una giornata di Nozu, un giovane mangaka all'inizio della sua carriera, ma già sull'orlo della disperazione, dovuta sia alle alte aspettative altrui, sia al non riuscire a realizzare il tipo di opera che vorrebbe. Il fatto che venga inquadrato in una giornata assieme alla ragazza, Sayo, durante la quale i due visitano un appartamento sfitto nella Città della Luce, è tutt'altro che casuale. Leggendo la postfazione, infatti, Asano ci racconta di come l'idea di scrivere il manga sia arrivata proprio dopo essersi trovato lui stesso, assieme alla sua ragazza dell'epoca, a girovagare per un quartiere lussuoso, ma apparentemente vuoto. Ecco, sono episodi come questi che iniziano a farci intravedere il filo che lega l'autore alle sue opere. E andando sempre più avanti nella sua produzione, questo legame risulterà evidente e quasi indissolubile. Aspetto che toccherà il suo culmine con storie del calibro di Solanin e Reiraku. Il 2004 è un anno molto prolifico per l'autore, che nei mesi successivi dà alle stampe altre due opere. Asano pubblica infatti una nuova raccolta di storie brevi, chiamata Sekai no Owari to Yoakame, La fine del mondo è prima dell'alba, seguita dalla miniserie che lo metterà per la prima volta davvero al centro dell'attenzione del pubblico internazionale, ovvero Solanin. Manga in due volumi, originariamente serializzato su Young Sunday della Shogakukan, un'opera nella quale Asano riversa stranamente un pizzico di speranza, seppur inserita in un contesto fondamentalmente tragico. Con La fine del mondo e prima dell'alba ci troviamo davanti a una di quelle opere formate da diverse storie brevi scollegate tra loro. Per questo ed altri motivi, l'analisi del manga risulta particolarmente difficile. Sia dal punto di vista tematico che tecnico, l'opera è una raccolta estremamente eterogenea, che tocca momenti diversi della produzione, della vita e quindi della poetica dell'autore. Fortunatamente però, a fare da raccordo alle 11 storie proposte, c'è un'interessantissima postfazione ad opera dello stesso Asano, che ci dà modo di capire in quali momenti le storie siano state immaginate e soprattutto ci rivela in alcuni casi quale sia il suo parere su di esse. Ovviamente, come per altri prodotti ad opera di Asano, come i già visti What a Wonderful World o La città della luce, anche La fine del mondo e prima dell'alba include storie più o meno forti e soprattutto più o meno coinvolgenti. Si va da quelle più articolate, come la magnifica Tokyo, fino a quelle più rapide e raccolte in vere e proprie pillole di poche pagine, come ad esempio la storia intitolata Come passo il mio giorno libero. Lo stesso discorso di diversificazione dei racconti si applica anche dal punto di vista tecnico. Alpha Alpha, la storia meno recente riportata nel volume, è sicuramente caratterizzata da un disegno più acerbo, come ammesso dallo stesso Asano. Ma quello che ci interessa di più per analizzare l'opera è la presenza di alcune storie che fanno riflettere profondamente sulle tematiche messe in gioco dall'autore e che ancora una volta delineano alcuni aspetti della società giapponese contemporanea in cui i giovani protagonisti di Asano sono gettati e alle volte intrappolati. Nell'economia di questa monografia, quindi nel voler tracciare un profilo quanto più ampio dell'autore, mi concentrerò sulla storia intitolata Domenica pomeriggio 6 e mezzo. Divisa in tre racconti, questa narrazione, sicuramente la più lunga e articolata che troviamo nella raccolta, ci parla di un particolare momento vissuto dai componenti di una famiglia, la famiglia Esono.
Ognuno dei tre capitoli è dedicato ad un singolo personaggio, le cui storie però partono tutte da un evento. La famiglia Isono, composta dai due figli e dal padre, viene scossa dall'improvvisa fuga di quest'ultimo, avvenuta improvvisamente dopo che l'uomo ha perso il lavoro. L'aspetto interessante è che i tre personaggi e i brevi racconti a loro dedicati descrivono tre diverse figure inquadrate in altrettante fasce d'età. Abbiamo in primis il fratello maggiore, uno scanzonato studente universitario che ha perso la bussola della sua vita, avendo lasciato la cosa che amava fare, scrivere sceneggiature. Abbiamo poi la sorella minore, che nel particolare periodo dell'esame di valutazione a cavallo tra le scuole superiori e l'università, conosce un ragazzo molto particolare, malinconico e disilluso dalla vita nonostante la giovane età, ma anche estremamente capace e intelligente, un tipo di personaggio più volte ripreso da Asano. In ultima istanza abbiamo invece il padre, la cui storia affronta molti temi, non ultimo quello del licenziamento e della perdita del lavoro, un tabù drammatico nella classe dei salaryman giapponesi. Insomma, attraverso una storia ben strutturata e ben disegnata, Asano collega tra loro tre tematiche profonde e per nulla scontate, e che anche se sviscerate in parte e in precedenza, risultano tutt'altro che ridondanti e ripetitive. Per concludere lo sguardo su La fine del mondo e Prima dell'alba, dobbiamo citare altre due storie particolarmente rilevanti raccolte nel volume. In primis la già citata Tokyo, che inquadra la vita di Haru, un giovane mangaka. Ora, al di là del valore narrativo del racconto, la storia ci dà la possibilità di continuare a tracciare quella linea autobiografica fino ad ora velata nelle opere incontrate, ma che sarà sempre più presente e che culminerà in Reiraku. La seconda storia da citare è invece quella intitolata What a Wonderful World, che si presenta come una continuazione di una delle narrazioni fatte nella prima opera che abbiamo preso in analisi. Anche attraverso questa aggiunta possiamo continuare a inserire piccoli tasselli che fanno della produzione di Asano una delle più particolari e coese tra quelle dei mangaka seinen contemporanei. Come vedremo più avanti, infatti, le opere del maestro sono connotate non solo da una forte ciclicità negli argomenti trattati, ma contengono al loro interno riferimenti più o meno palesi non solo ad opere passate, ma paradossalmente anche a manga non ancora pubblicati dall'autore. Ma come ci ha già raccontato Kirio, il periodo di scrittura de La fine del mondo e Prima dell'alba coincide con l'inizio di Solanin, uno dei manga più importanti della produzione del maestro. Per addentrarci in un manga di questo tipo dobbiamo fare una premessa che ci tornerà utile più volte nelle successive analisi. Come abbiamo già detto, Inio Asano è un autore estremamente introspettivo, riversa molte volte il suo vissuto personale all'interno dei suoi manga, ed è per questo che per completare lo sguardo su di essi non bisogna scindere l'opera dalla sua biografia, motivo anche per il quale abbiamo deciso di proporre questa monografia. Ma in che modo questo aspetto ci aiuta nell'analisi di Solanin? Per ammissione dello stesso autore, il manga è stato scritto e ideato nel periodo seguente la laurea. Un momento in cui Asano ha subito sulla propria pelle il senso di incertezza dettato dal futuro, l'ansia dell'ignoto, la mole di domande sul suo avvenire in quanto mangaka. Tutti dilemmi che, anche se in ambiti diversi, dominano i protagonisti del manga. Solanin infatti ci racconta la storia di Meiko Inoue e del suo ragazzo Naruo Taneda, entrambi alle prese con la vita da giovani adulti una volta terminata l'università. Tra lavori part-time, incertezze su ciò che è giusto fare e ciò che invece si vuole diventare, i due giovani trasformano il loro appartamento a Tokyo in una sorta di limbo tra la vita adolescenziale e quella adulta. A gravitare attorno a loro, a fare quindi da comprimari, vi sono i componenti del gruppo di amici di Meiko e Taneda, membri della band universitaria di quest'ultimo, che se in alcuni casi possono sembrare quasi macchiettistici, risulteranno in realtà avere un loro ruolo e un loro proprio universo, questa volta sviscerato con un'estrema capacità narrativa da parte di Asano. Ma tornando a noi, nonostante il tema del dubbio incombente del futuro sia il fulcro dell'opera, non si può assolutamente far rientrare Solanin solo in questo assunto. Una tematica così profonda apre i protagonisti e di conseguenza l'autore ad una serie di domande molto più esistenzialiste, più profonde e più umane. Si può raggiungere la felicità? Se sì, qual è la strada per farlo? In un crescendo di situazioni sempre più precarie, in un vortice di decisioni alle volte sbagliate e alle volte essenziali, la vera protagonista dell'opera, Meiko, risulterà al termine di essa aver provato mille soluzioni diverse, nessuna giusta, nessuna sbagliata. L'autore non vuole dare una morale, non vuole tracciare il cammino perfetto per i suoi personaggi, li lascia andare tutti per strade diverse, per farli collidere tra loro di tanto in tanto. Ma ancora una volta, Solanin non esaurisce qui il suo contenuto. A circa metà dell'opera, infatti, l'autore metterà in scena un evento che rivoluzionerà letteralmente le vite dei protagonisti. Un evento che cambierà in parte il leitmotiv dell'opera e darà ai personaggi il coraggio di prendere decisioni inaspettate. Un avvenimento così forte da ridimensionare il peso delle domande poste fino a quel momento,
relativizzando alcuni dilemmi che sembravano insormontabili per Maiko e compagni. Ma al di là di un valore narrativo inestimabile, Solanin risulta un'opera apparentemente diversa tra quelle di Asano che abbiamo visto finora. L'autore infatti abbandona quasi completamente qualsiasi elemento soprannaturale, evita appositamente di creare una dimensione onirica o surreale. Le ore, i giorni, i mesi scorrono imperturbabili, e questo forte senso di normalità che Solanin ci dona è tutt'altro che un elemento negativo, è anzi un aspetto che aumenta considerevolmente la capacità di immersione nell'opera, aiutata ancora una volta dalla magnifica Tokyo che le fa da sfondo, a volte asettica, a volte calda. Con il manga, Asano getta i primi passi verso il ruolo di cantore di un'intera generazione di giovani giapponesi. Il periodo di transizione sia tra la scuola superiore e l'università, sia, come in questo caso, tra l'università e il mondo del lavoro, sarà più volte protagonista silenzioso nelle opere future del maestro, che in un certo senso disegnano le più comuni criticità vissute dai ragazzi in Giappone. In conclusione, Solanin è un'opera atipica ma in perfetto equilibrio nella produzione di Asano. Tocca temi profondi, alternati però a momenti scanzonati, alleggeriti dalla giovane età e dal comportamento innocente dei personaggi, seguendo una trama semplice ed efficace, messa in scena attraverso il solito impeccabile stile che contraddistingue l'autore. Come dichiarato in un'intervista del 2017 rilasciata a Dario Moccia, con Solanin Asano aveva provato a creare qualcosa di diverso dal suo solito, un'opera che lasciasse ai lettori una sensazione positiva grazie ad un happy ending. Ma è evidente che il vibe naturale delle sue opere sia un altro, tutt'altro che di natura ottimistica, e questo viene fuori prepotentemente nell'opera successiva, Uyasumi Punpun, Buonanotte Punpun, da molti ritenuta ad oggi come il suo capolavoro. Quasi a fare da contraltare all'ottimismo di Solanin, Buonanotte Punpun, serializzata su Big Comic Spirits dal 2007 al 2013 per essere poi raccolta in 13 volumi, ad oggi l'opera più lunga dell'autore, narra le disfunzionali vite del protagonista, dei suoi amici e dei suoi familiari. L'analisi di Buonanotte Punpun è sicuramente tra le più delicate e complesse tra quelle che trovate in questa monografia. Questo prima di tutto perché, essendo ad oggi l'opera più lunga di Asano, è anche quella che più di tutte muta durante il suo svolgimento. Ma andiamo per gradi, partiamo dalla parte narrativa per spostarci su quella poi tecnica e tematica. Asano ci racconta la vita di Puniyama Punpun, dall'età delle scuole elementari fino a circa i 25 anni. A differenza di tutti i personaggi che popolano il manga, Punpun e la sua famiglia sono rappresentati sotto forma di uccellini stilizzati, una scelta artistica non di poco conto, che vedremo meglio tra poco. La vita del giovane Punpun, per quanto caratterizzata da eventi plausibili nel mondo reale, per alcuni tratti non rientra sicuramente nell'ordinario. Già dai primi avvenimenti, in particolare dal rapporto violento dei genitori, dal conseguente ricovero della madre, dall'abbandono del padre, capiamo che Asano sta ancora una volta descrivendo una situazione sociale complessa, che riversa tutta la sua pesantezza sulla psicologia del protagonista. Punpun, infatti, ci appare fin da subito come una persona estremamente timorosa, taciturna, che si lascia facilmente trasportare dalle situazioni e dalle persone, ma al tempo stesso assolutamente nichilista e rivolta per lo più in direzione di se stesso, come a volersi proteggere dal mondo esterno. A consolidare questa sensazione si aggiunge il fatto che il protagonista non venga mai raffigurato nel momento in cui parla. L'unico modo in cui Asano mette in scena i pensieri e le parole di Punpun è attraverso linee di dialogo virgolettate, il più delle volte poste su tavole completamente nere. Ecco allora che incontriamo subito uno dei temi fondamentali alla base dell'opera. E per capirlo, ci torna in aiuto la scelta di raffigurare il protagonista come un uccellino, diversificandolo dagli altri personaggi. Buonanotte Punpun è prima di tutto un'opera esistenzialista, concentrata e rivolta verso il suo protagonista, che soprattutto nella parte finale rivelerà la sua natura sia egocentrica, ma anche estremamente autodistruttiva e inadatta al miglioramento. Punpun è un personaggio lascivo, fuori dal coro, immerso nell'apparato sociale ma solo superficialmente. Nel profondo è una figura estremamente sola e incompresa. Ma ovviamente, nel raccontare la vita di Punpun, l'autore interseca tra loro storie di diversi personaggi, alcuni dei quali saranno così importanti per il protagonista da cambiarne momentaneamente la visione del mondo e i comportamenti. Dobbiamo sempre ricordare che si tratta di una storia in divenire e per nulla statica, perciò anche fare un quadro generale della personalità di Punpun può essere riduttivo. Ma al di là di questo, le figure che più di tutte interagiranno con il protagonista sono ovviamente i familiari, i compagni di scuola, gli amici e gli amori. Se alcuni di loro possono sembrare abbozzati,
passati, altri invece, quelli più importanti, risulteranno avere alle loro spalle un background studiato che ne giustifica almeno in parte la personalità. Tra di loro spiccano sicuramente le ragazze che Pun Pun frequenterà durante la sua vita, due delle quali rivoluzioneranno indelebilmente il corso degli eventi. Per ragioni di spoiler ci soffermeremo solo sulla prima, Aiko, il primo amore di Pun Pun, conosciuta alle scuole elementari e presente sin dal primo capitolo. La conoscenza e l'infatuazione nei confronti di Aiko è così importante che si può considerare a tutti gli effetti il casus belli che fa da motore alla narrazione, ed è proprio al loro ricongiungimento e agli eventi successivi che l'autore dedicherà una delle parti conclusive del manga, in maniera quasi circolare. Il particolare rapporto tra Aiko e Pun Pun sarà rimarcato da Asano anche attraverso alcuni elementi simbolici che ricorreranno più volte all'interno del manga. Si pensi ad esempio all'inserimento ripetuto di immagini raffiguranti la Via Lattea e alla connessa festività giapponese del Tanabata, che celebra l'amore mitologico tra Hikoboshi e Orihime, due amanti costretti a separarsi e posti dal padre di lei proprio ai due lati estremi della Via Lattea, con la sola eccezione di potersi rincontrare solo una volta l'anno, il 7 luglio, data fondamentale all'interno dell'opera. Già questo piccolo spunto ci dà modo di capire il tipo di opera costruita da Asano, che racconta una storia di vita lineare ma che al tempo stesso si compone anche attraverso l'uso di simboli e metafore, alle volte celati, altre invece meno nascosti. Non a caso la narrazione sarà più volte interrotta dall'apparizione di figure fantastiche o situazioni immaginarie, a simboleggiare il più delle volte la coscienza e i pensieri del protagonista. Facciamo un esempio. Durante l'infanzia e il primo periodo adolescenziale, Pun Pun, nei momenti più critici e di difficoltà, invocherà attraverso una filastrocca l'apparizione di Dio. Ovviamente, trattandosi di Asano, non può che raffigurare un Dio lontano da qualsiasi immaginario. La divinità invocata da Pun Pun è rappresentata come un'enorme testa sorridente dalla capigliatura afro, che il più delle volte dà al ragazzo dei consigli immorali. E questo è solo uno dei tantissimi espedienti quasi metanarrativi con i quali Asano sceglie di tagliare il normale filo della narrazione. Tutti metodi che ricordo sempre essere sottomessi alla scelta fatta alla base dell'opera, ovvero sia quella di raffigurare Pun Pun come un uccellino stilizzato. Un ulteriore aspetto che si aggiunge a questo particolare è la scelta, in alcuni capitoli, di far cambiare momentaneamente la forma in cui Pun Pun viene raffigurato. Senza scivolare in eccessivi spoiler, ricordiamo che in seguito a determinati eventi spartiacque nella vita del giovane, Pun Pun sarà delle volte raffigurato come una piramide, una maschera Hyotoko, un essere dalle corna di bue, e nessuna di queste caratterizzazioni è casuale. Ma spostandoci verso i temi più profondi che dominano l'opera, come abbiamo visto, l'ego disturbante di Pun Pun e le conseguenti scelte fatte nella sua vita sono il perno attorno al quale ruota il manga, che però non si limita a questo. L'opera è pur sempre un racconto di formazione, e per questo, soprattutto nella prima metà, percorre alcune fasi della crescita che ognuno di noi ha vissuto, indipendentemente dall'estrazione sociale, economica e familiare. Fortunatamente Asano, come sempre, non si fa alcun problema a rappresentare scene esplicite, che questa volta sono accompagnate dal senso di scoperta e novità. Sono ovviamente le sequenze inerenti alla sfera sessuale a colpire più di tutte, elemento che, come abbiamo visto, è tutt'altro che un tabù per l'autore. Dalla masturbazione fino ai primi rapporti, Asano riesce a rendere credibile tutto il processo di scoperta fatto da Pun Pun e dai suoi coetanei, senza scendere nel banale o nel volgare. In conclusione, Pun Pun è un'opera dai mille volti. Tra significati nascosti dietro metafore e scene di vita reale, Asano costruisce una delle sceneggiature più larghe e complesse della sua produzione. E come sempre è un manga importante anche dal punto di vista personale per l'autore. Asano, infatti, in alcune interviste ha ammesso di aver decostruito all'interno dell'opera alcuni problemi e dilemmi che da sempre lo hanno tormentato, dalle questioni relative alla sua condizione di mangaka fino a temi più intimi come il rapporto con la morte o il becero buonismo che fino a quel momento era stato costretto a inserire nei suoi progetti. Insomma, Buonanotte Pun Pun è un'opera che nessun amante di Asano dovrebbe trascurare, anche se, a dirla tutta, vive ovviamente di momenti differenti nella sua lunga narrazione. Al di là del parere soggettivo, è evidente che la parte finale, o meglio tutta la seconda parte del manga, prenda una deriva più cupa rispetto a quanto visto fino a quel momento. Ma trovo le scelte di Asano in linea con il tipo di percorso delineato per il suo Pun Pun. Inoltre, indipendentemente dal parere che ognuno di noi può avere sulla parte narrativa, è oggettivo il fatto che il manga sia tecnicamente una delle migliori opere di Asano, se non la migliore in assoluto. Ora, al di là dei personaggi, la cui caratterizzazione fisica non differisce troppo da quelli dei manga finora visti, gli ambienti descritti dall'autore rasentano la perfezione. A livello registico, Asano non è secondo a nessuno, soprattutto negli spazi chiusi. Molto spesso ci troviamo davanti a inquadrature grandangolari che distorcono le stanze popolate dai personaggi, dalla casa della famiglia Puniyama fino al piccolo appartamento in cui si trasferisce Pun Pun,
L'autore e il suo team sono stati in grado di creare ambienti iperrealistici e soprattutto specchio della condizione interiore vissuta dai personaggi. Ma anche al di fuori di bar, appartamenti, studi, stanze di ospedale, Buonanotte Pum Pum regala ai suoi lettori delle tavole semplicemente immortali. I sobborghi di Tokyo, gli incroci di Shinjuku, i parchi, i vicoli sono tutti rappresentati alla perfezione, attraverso uno studio delle strutture e della luce che poche volte possiamo trovare in altri manga. Sono poi in particolar modo le scene notturne a dominare le parti migliori dell'opera, quelle in cui Pum Pum e compagni sono illuminati dalla luce della Via Lattea.